29 dicembre 1998, secondo la classifica del benessere stilata ogni anno dal Sole 24 Ore, Piacenza è al primo posto in Italia, soprattutto grazie alla tranquillità sociale, al livello dell'occupazione e alla qualità dei servizi. Al secondo posto Sondrio, al terzo posto Isernia, al quarto Bolzano, al quinto Parma. Non siamo 200 anni fa, siamo nel 1998, praticamente 20 anni fa, eppure c'era una situazione ben diversa. Piacenza era al primo posto, ritenuta al primo posto dal quotidiano Il Sole 24 Ore, molto autorevole, al primo posto per benessere, qualità dei servizi e soprattutto occupazione. Una situazione ben diversa da oggi. Cos'è cambiato in questi 20 anni, Alberto, secondo te? Tu che, essendo un giornalista di Libertà e Telelibertà, hai vissuto in prima persona tutti questi cambiamenti e li hai potuti anche documentare. Non è cambiato molto. Tuttavia ci sono delle situazioni, ma sono situazioni particolari, in determinati posti, in determinate vie, che hanno minato un po' la tranquillità della gente. Prima c'era una maggiore solidarietà, ci si conosceva tutti, nella stessa strada e nelle strade vicine. Adesso non ci si parla quasi più, buongiorno, buonasera, in fretta. Io ricordo che venivamo dalla campagna e a volte portavamo l'insalata, una bottiglia di vino dall'azienda a una signora amica. C'è ancora abbastanza tranquillità, nonostante qualche disagio, se ne parla fin troppo e qualche volta si dilatano anche i problemi. La città è ancora in quella di prima, però il mio giudizio è un po' falsato da una cosa, che io sono molto in giro anche in altre città, Milano, Roma, Parigi, eccetera, e allora faccio un po' il confronto. Allora mi sembra che la nostra città sia veramente un paradiso, non è più così come una volta. Forse vivevamo nella semplicità, avevamo meno cose, avevamo meno TV, avevamo meno cellulari, c'era una TV in via Roma, due ce n'erano, in due pasticcerie diverse, si andava a guardare la TV un tempo e si era poi tutti amici, si discuteva per la strada di quello che avevamo visto. Adesso ci si parla sì e no.